C'è la camera per i bambini, se la no, oh, sì, sì, qui c'è la la ragazza? Certo. Qua c'è la televisione, c'è la preclusa. Qui c'è l'armadio. Con tutte le tutte della Nike, quelle cose lì? Sì. Ah, sono belle. Belle, eh. Qui sono vestiti per i bambini casuali. Ah, e poi? Terrazzo. Ah, c'è anche il terrazzo qui, eh. Con i... Con i panni. Con i panni. Oh. Ecco, venga. Con i panni. La tavola è molto pulita, vediamo qua il cesso. Ah, qui c'è anche il pulisci spazzolini, quello sì. Antico, è di quello che mi aveva parlato prima poi, che c'è un pulisci spazzolini molto antico. Io ero vasco con un po' di ralla, insomma. Ok, andiamo a vedere questa. Questa è la stanza che non si apre perché ci passa la metropolitana. Qua c'è la sala da pranzo. Molto bella! Ha dei giacchetti inclusi. Ah, molto bella. Caschi del 900. Ah. Le casse possono ti sei fatto stereo? Sì. Ah. Molto antico, non lo tocchi perché... No, io sento se va lo stereo qua. Sì. Sì? Ah. Sì. Ok. Per questa notte rimarrà qui. Stia attento però. Come mai devo stare attento? Si aggirano le fantasmi. Come? No. No. Io ho paura. Ah, arrivederci. Ah. Ora sono proprio stanco, però prima ci ho andato a fare una mega cagata. Non finisce più. Maledetta la merda. Oh no! È morto! Benvenuti ad un'edizione speciale del Questa è la persona che deve catturare questo maniaco. Che cosa ci dice di lei? Io sono una persona molto moderna e come tutte le persone ho un paio di sigarette. Cosa ci fa lei? Io fumo da sera e notte, sono più grosso di una ciminiera. Ma lei non era venuta nello studio del nostro telegiornale per parlarci di questo maniaco? Sì, questo maniaco era come il mio cane. Il mio cane ammazzava gente e la mangiava, mordeva tutti, ma poi io con il mio trapano l'ho trapassato da costola a costola e il suo fondo schiena è diventato rosso. Perché? Perché il sangue usciva da tutta la parte e mi piaceva tanto. Ma ci può dare un suo documento? Il mio documento? Ho un documento. Ecco.
Perché se l'aveva già fuori, l'ha messo in tasca e poi dopo l'ha ritirato fuori? Perché il mio documento non si può prendere normalmente. Si prende gentilmente così dalla tasca e poi si tira fuori. Che discorso di randello sta facendo? Io sono uno strizzacervelli. Questo, come potete benissimo vedere, è il suo documento. Questo è lui. Il suo nome è Peccioli Biagino. È l'agente speciale che catturerà questo assassino. Ecco, ma allora, lei ci ha portato questo foglio che dice quante malattie ha questo squilibrato. Mi scusi. Ma non tiri i fazzoletti per terra. Su, per favore. Allora, lei ci ha detto che questa persona può essere malata di rottura caldaia. Questo penso che non sia... Questo non penso che siano... le malattie che può avere. Ah no, sono scritte qui. Lei dice che è malato di mongolismo congiunto, di sifilide cronica. Purtroppo sì. Di squarao cosmico. Che malattia è? Sì. È una malattia di che una persona ogni giorno assume tante calorie e gli butta giù nella cacarella. Le calorie le ributta giù con una cacarella. Sì, io sono uno scritto giocato e ma sono matto. Qui c'è scritto che lei ha partecipato a tutte le feste del pastore. Sì, e ho ucciso tante pecore. Mi sono divertito a strapparle le pellicce, saltavano in aria. Ma poi dopo qua cosa c'è scritto? C'è scritto che lei ha già catturato un bambino. Ha catturato un canegio. Una toffa viola. Il caneggio era mio, quel canetto piccolino. Ma il caneggio qui c'è scritto che era un cane ciliegio. La toffa viola era un topo bianco e una giraffa gialla. E la molina era un uomo e una gallina blu. Perché rutta? Io sono abituato a queste cose. E poi cosa c'entra questa scritta su Dante l'oscureggiante? Su Dante lo scorreggiante, che una persona si affatica troppo a salire un monte, per esempio, e dopo, quando arriva sulla cima, da quanto è felice, tira una loffa che ammazza tutti gli animali. Che ammazza tutti? Gli animali. Ma, insomma, com'è l'intenzione di catturarla questa persona? Questa persona con i miei stivali e i miei piedi che puzzano, le vuole vedere? No. No, sei al meglio. Ma è vero che lei ha un bellissimo taglio di capelli? Io sì, e a tutti gli strizzacervelli che incontrate, ditegli che si dovranno fare questo taglio di capelli. Un paio di mutande sembrano, ma sono due vere bombe. Guardate come divento bello, sembra la nonna di Cappuccetto Rosso. Ma sono due trecce quelle? Sì, sono due trecce. E sai quando facevano così i cowboy a che serviva? Per acchiappare mucche. Ma lei non deve acchiappare mucche. Io devo acchiappare quel che devo acchiappare. E tu ma non mi dai noia. Allora, ci potrebbe anche dire che cosa ne farà dopo che l'avrà catturato? Dopo che l'avrò catturato farà come al mio cane. Che cosa gli farà? Lo infilerò dentro la vasca e la farò bollire finché non griderà. È vero che lei non si pelava mai i denti? Sì. Allora è per questo che mi hanno dato questo microfono a forma di spazzolino e mi hanno detto di metterglielo in bocca ogni volta che la apre per pulirgli un po' i denti. Va bene, basta, basta. È felice? Io sì. Ma ora è suonato l'ora della papera. A cui do sempre il mangiare. Dov'è il mangiare? Ma come date il mangiare alla papera? No, alle papere che gli do. Ma siamo durante una trasmissione. Perché gli dà da mangiare? E perché gli dà da mangiare dei soldi? Offro ai poveri 500 lire quindi. Ma cosa mangia, sta facendo? Mangi o stordo. Non funziona mai. Ma perché picchia le papere? E a volte succede. Bene, allora io dico che potremo concludere questo collegamento con colui che catturerà questo criminale, questo bandito, questo assassino che ha ucciso già quante volte? Cinque persone, no, quattro, cinque. Cinque così? O sei così? Cinque.